Mai avrei detto che sono io che intervisto chi ascolto tutte le domeniche in occasione delle grandi gare. Abbiamo con noi Davide Labate, la voce dello sci, per noi la voce vera dello sci, e chiediamo anche lui il suo punto di vista di commentatore e il suo punto di vista di atleta in termini di tecnologia e sport, come l'ha vissuta e quali sono le cose che hanno influito sia sulla professione che lo hanno magari colpito in questi anni. Sì, potremmo dire anche un po' brevi cenni sull'universo, nel senso che l'argomento è complesso. Dal punto di vista strettamente sportivo, legato allo sci, tecnologia inteso come miglioramento delle tecniche di allenamento per i grandi, ma anche per gli atleti di basso livello. Questo sicuramente è un passo avanti, soprattutto forse a un livello più basso, nel senso che a un livello alto si sta arrivando a un'estremizzazione tale che diciamo fa un po' fatica a seguire i ritmi del corpo, i ritmi biologici, i ritmi del corpo umano. Quindi questi atleti tante volte hanno masse muscolari un po' eccessive e quindi il rischio di infortuni rimane alto, perché comunque l'obiettivo è la performance e perciò si va al limite. Oltre il limite c'è la rottura, e quindi questo fa capire quali possono essere un po' i pericoli. Ma sicuramente un buon lavoro dal punto di vista fisico deve essere inteso principalmente come un'azione preventiva. La tecnologia nel contesto dei materiali, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, io direi che è fondamentale. In tal senso, nello sci, secondo me, siamo ancora un po' indietro. Cioè, se pensiamo, il meccanismo di apertura degli attacchi è un meccanismo, per quanto sofisticato, ma meccanico, ed è ancora quello degli anni 60-70. Ecco, non si è trovato ancora il sistema per far sganciare lo sci al momento giusto. Se questo accadesse, eviteremmo tanti infortuni. Tecnologia fondamentale per quanto riguarda la sicurezza, come può essere la costruzione di reti che abbassano l'incidenza degli impatti, ma ad esempio anche i materiali delle tute che potrebbero frenare un po' di più l'atleta che scivola sulla neve. E anche qui, in tal senso, forse si potrebbe fare un po' di più l'intervento della tecnologia, quindi ci dovrebbero essere studi in tal senso, sarebbe importante. Dal punto di vista dell'attrezzo, come è avvenuto un po' nel tennis negli anni 80, quando si passò alla racchettone che permetteva a tutti di sciare, lo sci sciancrato ha sicuramente facilitato la pratica dello sci. E ad alto livello forse questo non è stato gestito benissimo, perché si è fatta anche un po' di confusione con le geometrie di questi sci. C'era il 27 metri, poi si è passati al 35, poi facciamo un passo indietro, si è tornati al 30 per quanto riguarda il gigante. Forse lì la tecnologia andrebbe gestita un po' meglio, non siamo stati tutti d'accordo in queste scelte, compatibilmente col fatto che se tu hai un coltello e lo utilizzi per tagliare la carne, ne fai l'uso giusto, se accoltelli qualcuno, ecco, certo. Quindi poi sta anche a te capire cosa ne fai. Marco? Anch'io sono un po' emozionato a fare una domanda a chi ascolto tutti i sabati, le domeniche e così via. Tu hai risposto chiaramente come la tecnologia può essere venuta in aiuto, ma nella tua professione, velocemente, i monitor, come e quelli che sono i messaggi che poi ti arrivano all'interno della cabina, come hanno modificato il modo tu di approcciarti a chi dopo ti ascolta al di fuori da quella cabina? Qui entriamo in argomenti scabrosi, nel senso che il nostro monitor è sempre un televisore 14 pollici, facciamo fatica a vedere perché tante volte arriva il sole contro, quindi dobbiamo inventarci delle tende sul momento per riuscire a vedere qualcosa. Sicuramente è cambiato il modo di interagire. Sì, intanto 20 anni fa
i messaggi non c'erano, adesso ti arrivano i messaggi sul telefono. Diciamo che adesso portando un tablet o un computer più o meno hai un'enciclopedia a portata di mano, quindi in pochi secondi riesci ad avere tante informazioni, anche se poi noi alla fine andiamo sempre sulla memoria. Può capitare di sbagliare, ma insomma speriamo non si arrabbi nessuno. Quello che è cambiato tanto è la trasmissione dell'informazione, cioè noi andiamo in onda, ma un quarto d'ora dopo più o meno siamo in grado di riversare un servizio a Roma o a Milano, perché devi riuscire a fare uno speech, mettere velocemente delle immagini, ma la trasmissione avviene in pochi secondi, perché ormai con internet i servizi arrivano in pochissimo. Allora, io vorrei concludere con una battuta. 2019-2020 Marcel Hirscher forse non riuscirà a fare la nona Coppa del Mondo. Sembrerebbe di no. Chi è il favorito per Davide Labate? Beh, sai quando rivedi i film e poi speri che il finale cambi? Ecco, un po' questa è la situazione, perché alla fine speriamo tutti che al cancelletto improvvisamente ci sia Hirscher fra qualche giorno a Sölden. Non ci sarà, e il favorito è difficile, perché Pinturo e Christoffersen, a condizione che non siano ancora vittime della sindrome dell'eterno secondo che hanno vissuto in questi anni con Hirscher. E poi i giochi sono aperti, perché c'è il nostro Paris, che se riesce a fare tutta la stagione su certi livelli per la Coppa è pericoloso. E poi non dimenticherei Odermatt, perché sembra essere davvero, davvero forte questo ragazzo, anche se forse ancora è presto per puntare alla Coppa del Mondo generale, cioè un anno di alta classifica e poi forse dall'anno successivo potrebbe essere l'uomo giusto. Chissà, però io direi che più o meno i nomi possono essere questi. Davvero grazie mille. Grazie a voi. Buon inizio di stagione a te. Grazie.